alla 18ª edizione del concorso artistico il centenario e 17º concorso letterario Scoperta. Come vedete l'abbiamo unificato assieme, perché altre volte prima lo facevamo diviso, adesso lo facciamo assieme per concentrare le manifestazioni. E innanzitutto devo ringraziare chi ha collaborato alla manifestazione, c'è il assessorato della città di Torino per le risorse culturali, la regione Piemonte, l'assessore alla cultura, l'edizione Pentarco, il centro culturale, società e sviluppo che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione, cedo la parola al professor Vassillo che condurrà, come presidente della giuria, condurrà la manifestazione. Grazie e buongiorno. Questa giornata di fine autunno, nella quale vi rivolgiamo un cordiale benvenuto, ci troviamo ad assistere, come avete sentito, alla cerimonia di premiazione del concorso Il Centenario per la 18ª volta e per la 17ª quella dell'altrettanto noto concorso Superga, che hanno visto presenti negli anni migliaia di artisti e di scrittori. Ancora una volta, questa manifestazione si svolge a Torino, città in cui è nata, dove annualmente i concorsi stessi sono stati espletati, nonostante gli inviti rivoltici da altri comuni, compreso quello di Firenze, il quale ci metterebbe a disposizione il Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, nella cui prestigiosa coreografia ricordo qualche anno fa l'assegnazione del riconoscimento assegnato a Aleramo Hermet e a Paola Cognirati Desio, che abbiamo qua oggi con noi, per il libro La Venezia degli Armeni, in occasione del premio Firenze organizzato dal Centro Culturale Firenze Europa con la Regione Toscana e con l'amministrazione della Splendida Città Medicea. L'appuntamento di quest'anno è stato dedicato a due personalità legate all'Argentina, dove Lucio Fontana e Jorge Luis Borges sono nati, entrambi nel 1899, ma con indirizzi e finalità diversificate. Tanto l'Accademia di Brera, che abbandonò sotto la guida di Adolf Huet. Dopo gli anni delle aule di Brera, che abbandonò, e dei nostri Medardo Rosso e Umberto Boccioni. Proprio negli anni in cui si allontanava dall'Accademia nascevano le prime opere di Fontana, dell'immagine, dove non è assente certa evocazione dagli echi espressionisti, sia con Bagnante e con Amanti, esposti a Milano nella triennale di una più definita, anche se non definitiva, personalizzazione del mondo di Lucio Fontana, bisogna portarsi al 1946, l'intricazione delle potenziali, patenti o latenti che siano, capacità dell'uomo, e dove per l'arte uomo che contiene le dimensioni dell'esistenza, tempo e spazio. Sono i prodromi di quella corrente i quali emotivamente hanno il compito di astrarre l'osservatore da una isometria terrestre e di elevarlo in una immaginaria, sospesa immanenza cosmica smaterializzata e aponderale. Da qui a quelli che sarebbero stati definiti concetti spaziali il passo è breve. Spicca così in tutto il suo inconciliabile dissidio il dualismo dell'esistenza, vale a dire angoscia e felicità. La componente materica di cui Fontana si serve, sia essa fatta di pastelli gessosi, di cementite, di inchiostri, di tele monocrome pure o con interventi accessoriali pietre, di anilline di oro, di legni laccati, di acciai, ha una funzione secondaria nel conseguimento dell'assunto razionale cui l'artista aspira con quelle definizioni, anch'esse eminentemente indicative, di teatrini, di ellissi, di attese. Le nitide con la sensibilità, quella che era vile, insignificante materia inanimata.
Di lì a qualche anno il bipede uomo con le sue sofisticazioni. A delineare il profilo esegetico di Roma a Palazzo Valentini in occasione del convegno La cultura italiana e albanese alle soglie del terzo millennio. Spagnoli seguaci di Ortega Gasset e il collaboratore della sua rivista De Occidente. Ma non tardarono molto all'argentino anche le buone accoglienze della Nouvelle Revue Française, allora nel suo fiore. Soltanto nel secondo dopoguerra essere la proiezione del sogno di un altro uomo. Che umiliazione incomparabile e che vertigine, scriveva sempre Borges. In assoluto senso, rapidissimo, logico, circolare a tal punto da effettuare nel lettore uno straordinario, uno sorgimento, un capolivro statico e mistico insieme. E sta proprio qui la sua seduzione totale. Unica, irreversibile. Nel suo gioco di equilibrio logico e distributore di obiettivi. Nella biografia di Taddeo Isidoro Cruz, Borges scrive: qualunque destino, per lungo e complicato che sia, costa in realtà di un solo momento, il momento in cui l'uomo sa per sempre che è la storia. La visione non è altro che l'immagine interna dello sguardo cieco e della verità che vede. Scopre l'immagine del rapporto significante e il simbolo che prima di tutto attacco distruttivo alla cosa. Una dissertazione su Borges, lo ringraziamo anche perché assorbito da impegni non solo nazionali ma internazionali, ha voluto essere presente con noi in questa particolare circostanza che ritengo farà molto piacere alla Repubblica Argentina. Nelle loro annuali cadenze questi incontri hanno sempre mirato a tenere desta l'attenzione alle... con questa motivazione. Nel libro Tempo di Pietra, che ha segnato il suo esordio e ne succede a una presenza culturale a Nizza e siamo grati di aver voluto essere presente con noi, Luisa Adriano riceve il premio con questa motivazione. La pluriennale militanza di... Aniello... Connotazione precipua di Rosy Gianello e un marcato senso di umiltà.
Con la scomparsa di Luigi Leo è venuto a mancare uno scrittore che ha dedicato l'intera esistenza alla costruzione delle coscienze giovanili in veste di docente e dagli studi della sorella, a ritirare il premio, con questa motivazione. Ci accingeremo a commentare tra qualche mese il 10° anniversario della morte di Ugo Martinetta, dedicandogli la copertina della rivista Percorsi d'Occhio. Nino Memeo è venuto a mancare fisicamente a Torino nel 1978, in veste di rappresentante di un'attività strettamente legata in Torino al mondo della cultura, quale la CLM. Il giovane Roberto Robattino ha fatto sua la passione di famiglia di curatore di libri, dedicandosi a quell'arte che da Aldo Manuzio e passando per Giambattista Bodoni trasforma anonimi scritti in pregevoli manufatti. Nel prossimo mese di dicembre ricorre il primo anniversario dell'improvviso commiato terreno di Achille Zanerotti, uno dei pittori piemontesi più completi e più legati alla schiettezza di certe situazioni reali che egli sapeva cogliere con la rara sensibilità di chi non si ferma all'epitelialità convincente, ma con il colore penetra, indaga, interroga, conferendo forza, pregnanza, godibilità, generando ad un tempo scomparti emotivi in cui ogni cosa, ogni volto si intride di una additivazione particolare che solo una mano magica ed un animo angelico come quelli di Zanerotti potevano fare. Paola Cognirati di Desio, scrittrice. Lucio Carabat, poeta, saggista, critico letterario e conferenziere di fama internazionale. Maria Elena Fischer, scrittrice, poetessa, presidente del circolo Nuova Frontiera. Aloramo Hermes, giornalista, scrittore, editorialista. Luigi Mancino, critico, saggista, docente di tecnica della comunicazione. Vincenzo Rossi, al quale facciamo gli auguri perché è immobilizzato a letto per una fastidiosa forma di lombocefalia. Vincenzo Rossi, docente, critico e saggista. Carlo Simonelli, critico, direttore di Sanzi. Michele Orlandella, presidente del Centro Culturale Società e Sviluppo, segretario di Italia. E già che avete le mani allenate, vi chiedo un applauso per il signor Luciano, che da stamattina presto è qua ad allestire la sala con le luci, con le sedie, con tutto quello che consegno il premio il dottor Pasquale Rosei. Allora, encomio a premio per la memoria e se si ferma ridirà anche su allora. Ecco, Maria Grazia Schiavelli Silvani è la signora, la consorte, e quindi diamo il premio anche alla signora. Segnalazione d'onore, un applauso particolare al dottor Franco Vincenzi.
sentiero della poesia, Alessandra. Menzioni a Pierluigi Bramardi. Consegni il premio a Renato Verme. Fate un applauso a questi giovani. Lo facciamo consegnare. Come mai sei arrivato in ritardo, Adesso ti facciamo consegnare un premio importante, ma devi fare un bel saluto a tutti quanti i membri di giuria. Devi dire buonasera a tutti quanti. Buonasera a tutti quanti. Bravo. Allora, il giro di premio per il signore ti dà con tanti auguri, due bei libri. Scegliti un altro che vuoi, via. Anzi, uno di questi, così vedi le figure anche. Va bene? Sei andata al mare qualche volta? Sì. Sì, d'inverno no, però. Allora, qua puoi trovare il mare anche d'inverno. Va bene? Ciao. Encomio a Silvano. Ritiri pure il premio delle mani del dottor Simonelli, con tanti saluti alla signora. Quindi siamo. Credo da 18, da quando c'è il centenario, no? Che è presente. Segna il premio Aldo Albani. Come tutta giovanile, briosa oggi. Sì, bene. Encomio mentre la poesia è Encomio a Maria Origine, Encomio a Simonetta Viani. Consegno il premio a Verano Erre. Portiamo un nome impegnativo, Stefano. 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 Lei è del clinico con De Maio. Un barocco. Encomio a Aurora Giamboni. Giorgio, se c'è un errore sul diploma lo si rifà subito. Si aspetta un secondo e lo si rifà.
E prendi il dottor Simonelli. Encomio a Emma. Butta via quella giacca. E chiudiamo gli encomi con... Segnalazione d'onore a Maria Nicoletta Ferrara. Segnalazione. Stiamo a 10 metri qua, Pietro, c'è che ciuia. Segnalazione d'onore a Paolo Pirone. Signora. Soprattutto voi per la pazienza e l'attenzione che avete dimostrato.